Buongiorno a tutti amici. Oggi trattiamo un quesito che forse più di tutti attanaglia i proprietari. L'aggressività tra cani è sempre da punire ed evitare? Il punto focale è questo. Il cane non è un umano, appartiene ad una specie diversa dalla nostra e ha dei codici comunicativi e comportamentali estremamente differenti dai nostri. Tra i vari codici comportamentali che il cane mette in atto per comunicare con gli altri, sia con i conspecifici, quindi con altri cani, sia con le altre specie, c'è anche l'aggressività. Le varie manifestazioni aggressive tra cani per noi sono incomprensibili e nel 99% dei casi fuori luogo, in quanto siamo soliti comunicare con dei codici comportamentali molto differenti e consideriamo le manifestazioni aggressive dei sintomi di inciviltà. Ci troviamo ad attribuire questa interpretazione anche ai comportamenti aggressivi del cane. Non c'è cosa più sbagliata. Quando si chiede ai proprietari di lasciare la libertà al proprio cane di esprimersi anche in termini di aggressività con gli altri cani, e quindi in sostanza si chiede al proprietario di non intervenire nelle zuffe, ma di lasciare che i cani si arrangino tra loro e stabiliscano tra loro chi deve dominare, chi deve sottomettersi e quindi quali sono le gerarchie che si devono instaurare all'interno di quel branco, temporaneo o permanente che sia, ci si trova spesso di fronte a dei proprietari allibiti che non sono in grado di lasciare che il cane si esprima liberamente anche attraverso comportamenti aggressivi. Attenzione, perché intervenire costantemente dividendo i cani ogni qualvolta si trovano a litigare è controproducente, in quanto non riescono mai a stabilire delle gerarchie tra loro e pertanto continueranno ogni qualvolta si incontreranno ad azzuffarsi. È come se voi foste nel bel mezzo di un'interessante conversazione con una delle vostre migliori amiche e arrivasse qualcuno ad interrompere il discorso per dire qualcos'altro. Quando la terza persona avrà finito di parlare degli affari propri, voi ricomincerete la conversazione da dove l'avevate lasciata, perché appunto era una conversazione interessante che avevate entrambi l'interesse di finire. L'unico caso in cui abbiamo diritto di intervenire in una zuffa tra cani è quando ci rendiamo conto che l'atteggiamento aggressivo non rientra nei canoni della normalità, in quanto ricordiamo che il comportamento aggressivo è assolutamente normale nel cane ed è uno dei fondamentali codici comunicativi della specie, ma può essere definito patologico. E qui la domanda sorge spontanea: come faccio ad accorgermi se il comportamento aggressivo messo in atto dal mio cane o dagli altri cani presenti in un determinato contesto è normale o patologico? Ecco, non esiste una risposta sempre vera a questo quesito e fondamentalmente è anche difficile identificare un comportamento normale da uno patologico, soprattutto se magari sono vicini e confinanti uno con l'altro. Ecco perché è sempre consigliabile affiancarsi ad un educatore di fiducia che possa suggerirvi di intervenire oppure no in base al caso. In linea di massima, però, voglio dirvi questo: una manifestazione aggressiva rientrante nei canoni della normalità è sempre composta da più sequenze. Il comportamento inizia con una fase di minaccia. Se il soggetto a cui è rivolta la minaccia non invia segnali di pacificazione o sottomissione, la fase di minaccia andrà a confluire su quella di attacco. La zuffa può durare più o meno tempo in base ai soggetti coinvolti, però prima o poi, se i soggetti sono equilibrati, uno dei due andrà a sottomettersi e quindi la zuffa finirà in quel momento. Con questo voglio dire che nel momento in cui uno dei due cani assumerà un atteggiamento di pacificazione e sottomissione, l'altro soggetto, se è equilibrato e quindi se la sua manifestazione aggressiva rientra nei canoni della normalità, interromperà la sequenza aggressiva perché avrà ottenuto
ottenuto il suo obiettivo, che era quello di far sottomettere l'avversario. A questo punto si entra nella fase di arresto della sequenza comportamentale e successivamente alla fase di appagamento. Se l'aggressione è patologica e quindi uno dei due soggetti non è un soggetto equilibrato, le fasi che abbiamo appena citato, che compongono la sequenza comportamentale nel suo complesso, non verranno rispettate o verranno rispettate solo in parte. Questo significa, per esempio, che uno dei due cani potrebbe attaccare senza prima passare per la fase di minaccia, o ancora, nel momento in cui uno dei due soggetti si sottomette, l'altro, se non è equilibrato, potrebbe non entrare in fase di arresto e quindi non smettere il comportamento aggressivo, ma bensì continuare ad aggredire fino a far male davvero e addirittura potrebbe uccidere l'avversario. Bisognerebbe sempre controllare le zuffe tra cani per vedere di individuare se il comportamento nel complesso da parte di tutti i partecipanti alla zuffa può rientrare nei canoni di normalità oppure potrebbe essere considerato patologico. Nel primo caso è opportuno lasciare che i cani comunichino liberamente tra loro, risolvano in maniera autonoma i loro affari per stabilire il ruolo di ciascuno e le gerarchie all'interno del branco che si è formato, e quindi non intervenire nella zuffa. Il comportamento corretto è quello di ignorare il cane o comunque far percepire ai cani che non li stiamo osservando e non li stiamo badando, girarsi dalla parte opposta e allontanarsi lentamente dalla zuffa. Nel secondo caso invece, cioè quando si tratta di comportamenti patologici, è il caso di intervenire per evitare ferite gravi ai cani. In questo caso ci tengo a ricordarvi che non si interviene mai direttamente a mani nude, perché rischiamo di farci male noi e di far fare male anche ai cani, più di quello che si sarebbero fatti senza il nostro intervento, ma di far cessare l'aggressione con degli strumenti esterni, per esempio lanciando una coperta sopra i cani, lanciando un secchio d'acqua sui cani, facendo un rumore forte, oppure in ogni caso facendo qualcosa che distragga in modo evidente i cani e in quel momento prenderli e separarli. Se avete anche un solo dubbio che il vostro cane manifesti aggressività patologica, non intervenite con delle soluzioni fai da te che non fanno altro che peggiorare la situazione e mettere a rischio voi e gli altri presenti, ma rivolgetevi immediatamente ad un esperto, un bravo educatore o, se avete la possibilità, magari anche un rieducatore. L'iperprotettività da parte del proprietario e quindi l'istinto ad intervenire e interrompere le zuffe tra cani è più accentuata quando si tratta di cuccioli, perché questi tendono ad urlare e a spaventarsi anche se in realtà non gli è stato fatto niente. Attenzione, perché impedire costantemente che il cucciolo interagisca con i propri conspecifici e allo stesso modo impedire che dei cani adulti regolino e insegnino le giuste regole di comportamento al cucciolo per paura che gli possano far male, non fa altro che inficiare sulla corretta socializzazione del cucciolo, e questo creerà dei problemi con l'andare del tempo e il crescere del cane. Altra cosa che ci tenevo a dire è che le zuffe tra cani andrebbero evitate, e quindi in caso è corretto intervenire, però ricordando che questa rappresenta un'eccezione, nella circostanza in cui la zuffa abbia luogo tra cani di stazze molto diverse. Se un cane di 30 kg dà anche solo una pinzata o un morso a un cane di 1,5 kg, ovvio che quello rischia di lasciarci le penne. Quindi, ricapitolando, fate sempre socializzare i vostri cani, lasciateli liberi di esprimersi anche attraverso manifestazioni aggressive, però state sempre all'occhio, state sempre attenti a che cosa succede e tenetevi pronti ad intervenire se i comportamenti si manifestassero patologici, senza risultare però iperprotettivi e intervenire sistematicamente quando non ce n'è il bisogno, e soprattutto cercate sempre di far socializzare il cane con specifici
che siano il più possibile equilibrati. Quindi chiedete sempre ai proprietari degli altri cani se sono a conoscenza di eventuali patologie comportamentali o di aggressività, perché in questo caso è opportuno non far interagire i cani. Se volete approfondire la questione, vi lascio in descrizione il link dell'articolo in cui ho trattato proprio questo tema. Con questo vi saluto, invitandovi a lasciare un like e a condividere il video se vi è piaciuto, ma soprattutto ad iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi spunti cinofili. Alla prossima!